Io credo che ci troviamo in un momento centrale, nel senso che siamo in un mondo in cui c'è la tendenza alla guerra. Gli interventi prima e io credo anche la natura stessa di questo dibattito ci fanno immergere in una condizione completamente nuova in cui non c'è una via di mezzo e serve oggi prendere una posizione netta e chiara e dare una prospettiva alternativa. Io credo che questo sia il punto di partenza anche che iniziative come quelle di oggi, ma anche tutte quelle che abbiamo praticato negli scorsi mesi, sono un elemento fondante di una resistenza e un rilancio che possiamo mettere in piedi in questo paese. Volevo aggiungere un dato sulla questione del fatto che da un lato abbiamo le responsabilità dell'Occidente e degli Stati Uniti che rilanciano un piano di intervento militare dopo quella che è stata la fuga in Afghanistan e contestualmente a quella che è una loro crisi di egemonia sul piano globale, ma dobbiamo anche ricordare quello che è il ruolo, come ho detto prima, altri interventi dell'Unione Europea, che dopo un massacro sociale di 30 anni sta rilanciando un piano continentale di riarmo che non fa presagire niente di buono, non solo rispetto a quello che è stato il conflitto in Ucraina e la diretta responsabilità a partire dal 2014, e poi ci ricordiamo anche quelli che sono stati gli interventi dalla Jugoslavia, ma di fronte a un nuovo scenario internazionale ci mette nelle condizioni di avere una potenza come quella europea che rilancia il riarmo, che parla di nucleare non solo facendo un passo indietro rispetto a quella che aveva definito la transizione ecologica, ma anche sul piano militare. Io credo che questo contesto di fronte al quale noi dobbiamo immediatamente opporci. L'altro elemento che è emerso dagli altri interventi è il peggioramento delle condizioni di vita e le ricadute sociali drammatiche che stanno avvenendo per la nostra gente. Un'inflazione al 6-9%, Visco che dice fermiamo i salari perché sennò questi non permettono la ripresa, un attacco diretto dall'alto alla nostra gente, alle classi popolari. Noi di fronte a questo dobbiamo porre un argine, qui vengo anche all'invito che è stato lanciato all'inizio della discussione, quello di rimettere in campo un'alternativa, perlomeno un percorso che rimette in campo anche una convergenza di soggettività che democratiche, comuniste, socialiste, anticapitaliste, che oggi finalmente pacifiste, che oggi finalmente possono trovare un terreno comune di opposizione alla guerra. Non si può stare con la guerra al di fuori della guerra, bisogna stare al di fuori di quello che è il partito di governo, il partito della guerra e tutti i partiti che lo sostengono. Su questo io credo che dobbiamo anche fare uno sforzo di cercare di intercettare sia la gente ma anche tutti i conflitti organizzati che sono svolti all'interno del paese. Penso ai giovani, alle nuove generazioni a cui è stato negato un futuro e che hanno saputo mettere in campo una conflittualità indicando un modello sociale alternativo da poter praticare. Penso ai lavoratori del porto di Genova, dell'aeroporto di Pisa, che hanno bloccato nella materialità e hanno prodotto nella materialità il contrasto alla guerra. Noi con questi settori dobbiamo saper parlare come abbiamo fatto nelle piazze al 22 aprile, allo sciopero generale che c'è stato pochi giorni fa. Noi dobbiamo essere all'interno di quel pezzo del paese che ripudia la guerra e che mette in campo un'alternativa a tutto campo, un conflitto a tutto campo contro questo governo. Io credo che questa sia la sfida, credo che le modalità di convergenza si troveranno passo passo, però essere elemento centrale nella proposta di cambiamento per questo paese. Grazie. Grazie.